Vittoria preziosa per il Capistrello che cercava tre punti e trova anche la salvezza, tanto attesa e altrettanto meritata in uno scontro diretto che lascia tanta soddisfazione in casa granata quanta amarezza a Piccioni e soci, esternata anche nel dopogara. Avvio incerto per i teramani, il Capistrello ringrazia e passa quasi subito. Prima però al secondo di gioco ci prova Franchi che, liberato da un 1-2 in velocità, spizza poi al lato e protesta per un tocco avversario al limite del fallo. Si prosegue al quinto, Edo De Meis pennella per la testa il solito Imbriola che di certo non si fa pregare per mettere in scena la sua specialità principe. Inzuccata e gol sono una cosa sola e così il vantaggio è fatto. Ma il Ponte Romano non si dà di certo per vinto e al 14esimo l'occasionissima è targata Polisena, tutto solo al pallonetto che però non c'entra lo specchio di pochissimo. 26esimo Valentino Cernaz parte in contropiede ma la sua conclusione finale è tenera per i robusti pugni di Mario Di Girolamo che salva senza problemi. Pochi secondi e dall'altra parte è l'altro Di Girolamo a palesarsi a tu per tu con Gava ma il fendente è troppo strozzato per impensierire il portiere ospite. 35esimo profondo Giacomo Fantauzzi sulla fascia ma una deviazione teramana gli disinnesca l'insidiosa traiettoria che attraversa tutto lo specchio senza trovare una sponda valida per la causa granata. 42esimo Ponte Romano in attacco, taglio per Di Stefano e prova ad uccellare un attento Di Girolamo che agguanta il pallone e manda i suoi negli spogliatoi sopra di uno. Partita godibile anche il secondo tempo con la prima sortita che è di marca Palentina e cade al decimo. Cross sul secondo palo ma Edo De Meis di volo non prende lo specchio. 12esimo contropiede Fantauzzi e si conclude con un diagonale rimpallato e quindi neutralizzato dall'11 ospite. 15esimo Polisena fa l'equilibrista, si avvita ma il cuoio decolla sopra il 7. 36esimo Valentino Cernaz imbuca il diagonale, in mezzo non intercetta nessuno e il Capistrello è salvo. Ultima occasione al 40esimo ed è clamorosa perché Mario Di Girolamo si deve superare per frenare l'impeto del neo entrato Gardini al colpo di testa insidiosissimo. Finisce qui il post-match dei 2-11 a tinte opposte. Doccia e gavettoni a Iosa in casa granata, musi lunghi e attesa di quel che sarà, crediamo presto, per l'11 di Mister Piccioni. Gianluca Giordani, oggi c'è un grande clima di festa. Sì, perché penso che ancora non so bene i risultati, però penso che a questo punto il più è fatto. Però dopo guarderò con calma i risultati e poi vedrò se potrò festeggiare definitivamente. Quindi togliamo le birre, ormai è tardi. No, vabbè, i ragazzi possono fare quello che gli pare. Io giochi tu la prossima. No, vabbè, io ho il mio modo di pensare, la vedo così. Finché la matematica non ci dice che siamo salvi, non festeggio. È stata una stagione particolare che però non ha tolto soddisfazione al Capistrello. Si poteva fare di più, ma si è fatto molto. No, io penso che chi dice che si poteva fare di più sbaglia di grosso, perché è stata una stagione difficilissima, ci si dimentica, perché chi non ha vissuto non sa come siamo partiti a metà agosto con 7-8 ragazzi, poi durante l'anno ci sono state anche altre problematiche, c'è stata la squalifica di Imbriola a 10 giornate, c'è stato Aquino che è andato via, c'è stato Gauna che purtroppo era il nostro forallocchiello, non l'abbiamo potuto mai sfruttare perché poi se ne è dovuto anche riandare. Fanno in campionato giro di turno senza attaccanti, quindi io penso che abbiamo fatto non un miracolo, ma di più. Parliamo anche in prospettiva, avete intavolato qualche discorso rivolto alla prossima stagione o è troppo presto? No, assolutamente no, sono molto concentrato su questa stagione, poi quello che sarà il futuro ci si penserà dopo. Walter Piccioni, qualche rimpianto per quello che non è stato, ma insomma la prestazione va salvata. Ma secondo me i primi 10 minuti non siamo scesi in campo, abbiamo regalato un gol all'avversario, poi per il resto credo che non abbiano mai tirato in porta, ci siamo mangiati 4-5 gol, ma questo è il calcio, il Capistrello con noi in due partite ha preso 6 punti, facendo non credo più di 3 tiri in porta, però accettiamo il verdetto del campo, la colpa e la responsabilità è solo esclusivamente la nostra. Questa partita già è terminata, si pensa alla prossima perché vogliamo salvarci e quindi dobbiamo per forza pensare alla prossima e cercare di ottenere quello che secondo me meritiamo sul campo, perché abbiamo fatto un girone di ritorno qualcosa di straordinario, ma se non concludi e se non raccogli alla fine non conta nulla. L'impressione vista da fuori è che sia solo questione di tempo e di matematica.
Voi ragionate così, io purtroppo sto in questo mondo da quando sono bambino, quindi so che nelle ultime partite può succedere di tutto. Dobbiamo pensare ancora solo e esclusivamente a noi stessi, abbiamo il futuro nelle nostre mani, quindi sicuramente sarà dura, ma faremo l'impossibile per salvarci.